Il segreto della santità di Santa Teresa di Lisieux fu la sua grande devozione alla Santissima Vergine. Santa Teresa del Bambino Gesù è un'anima eminentemente mariana. A 5 anni lei faceva in casa il mese di maggio. Nella sua prima confessione promise di raddoppiare il suo amore per la Santissima Vergine Immacolata. Nel 1888 si ammalò gravemente e fu guarita miracolosamente, dal sorriso di Maria Santissima. Il giorno della sua prima comunione fece la consacrazione totale e perenne di se stessa alla Santissima Vergine. Partendo per il Carmelo, portò con sé solo la statuetta della Santissima Vergine Immacolata. Divenuta maestra delle novizie, dichiarò ad esse: «Ecco il mio segreto. Non vi rivolgo mai un'osservazione senza prima invocare la Santissima Vergine». Prima di scrivere la storia di un'anima, chiese, inginocchiata davanti alla statua di Maria Santissima, illuminazione perché non scrivesse una sola riga che non le fosse gradita. Il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, entrò nel Carmelo. L'8 settembre, festa della Natività di Maria Santissima, emise i suoi voti religiosi. Trasportata nell'infermeria, volle avere presso di sé la statuetta della Vergine del Sorriso. Sentendosi alla fine della vita, cantava a Maria Santissima: «Tu che venisti a sorridermi al mattino della mia vita, vieni ancora, o madre, a sorridermi ora, ora che si fa sera». Vicino a morire, fissando l'immagine di Nostra Signora del Carmelo, esclamò: «Mia buona Vergine Maria, venite in mio aiuto!» E quando le campane del monastero suonavano l'Angelus, alzò gli occhi verso la statua della Santissima Vergine, poi li rivolse al crocifisso ed esclamò: «Gesù, Maria, vi amo!» In quest'anelito supremo, volava in paradiso fra le braccia di Maria Santissima e di Gesù. L'ordine carmelitano è tutto mariano, non solo perché esiste per Maria Santissima, ma anche e soprattutto perché Maria Santissima è tutta per il Carmelo. Nella sua origine, nella sua storia, nella sua vita interiore. Nella vita interiore di questo ordine religioso, la Santissima Vergine ha il posto che le spetta quale madre della vita divina. Per convincersene, basterebbe leggere la vita di San Giovanni della Croce, di Santa Teresa d'Avila, di Santa Teresa di Lisieux, di Santa Elisabetta della Santissima Trinità, di San Pietro Tommaso e di altri santi dell'ordine. In questa riflessione mi limiterò a descrivere brevemente la dottrina mariana professata nell'ordine carmelitano maschile e femminile. Il direttorio dell'ordine carmelitano dichiara: «L'ordine carmelitano è fondato per onorare la Beatissima Vergine Maria. Pertanto, per divina volontà, in forza dei voti emessi, tutto l'ordine e ogni carmelitano in particolare sono obbligati a procurare con tutte le forze la gloria di Maria Santissima e a onorarla in tutte le loro azioni. E affinché ognuno se ne convinca fin dall'inizio della sua vita religiosa, ogni postulante appena entrato nell'ordine lo si conduca davanti al Santissimo Sacramento e all'altare della Santissima Vergine, perché si consacri a Dio e a Maria Santissima. Durante il noviziato si insegna ai novizi a indirizzare ogni loro azione alla gloria di Maria Santissima e si preparano con grande devozione a tutte le sue feste. Tutto l'ordine carmelitano considera Maria Santissima quale sua causa finale, esemplare e meritoria. Ciò vuol dire che Maria Santissima è il fine principale dell'ordine carmelitano. Non fine principale ultimo, che è sempre Dio, ma fine principale immediato.
L'ordine carmelitano professa la seguente dottrina mariana. Primo, Maria Santissima è la mediatrice di tutti i beni dell'ordine. Secondo, Maria Santissima è la padrona di tutti i membri dell'ordine. Terzo, Maria Santissima elegge tutti i membri dell'ordine carmelitano. È lei che ispira ai novizi di entrare nel Carmelo. È lei che li riveste di virtù. È lei che li libera dai pericoli. È lei che dona ad essi la perseveranza finale. Perciò, come tutti i fedeli pregano Dio nel nome di Gesù Cristo, così ogni carmelitano deve pregare Dio per intercessione di Maria Santissima e per suo mezzo deve offrire a Lui le proprie azioni. Prima di ogni occupazione si deve dire questa preghiera o un'altra simile. O Vergine Santissima, ottienimi questa grazia, benedici questa azione. Sii la mia avvocata in quest'opera. Prima della recita dell'ufficio della Santissima Vergine, si deve dire questa preghiera. O Vergine Santissima, tu che sei la mia liberatrice, che mi hai tolto dal mondo, che mi hai ricevuto sotto la tua protezione, ti prego di accettare questo piccolo servizio che faccio in tuo onore. Nel direttorio carmelitano si legge: dalla tradizione dei nostri padri e dall'esempio dei santi del nostro ordine, dobbiamo imparare questo. Tutto ciò che facciamo, offriamolo a Dio per mezzo di Maria Santissima, poiché alla Divina Maestà è molto più accetto ciò che le viene offerto per le mani purissime della Vergine Santissima. Il padre Silveira, superiore dell'ordine carmelitano parecchi decenni fa, dichiarò: l'ordine carmelitano in tutto dipende dalla Beatissima Vergine, come da lei trasse l'origine. Con piena coscienza e con tutto l'ardore, dichiaro e confesso davanti a tutti che se nel nostro ordine vi è qualcosa degno di onore e di lode, tutto si deve attribuire a Maria Santissima, nostra Maestra. Perciò da tutti si deve tenere Maria come preside e priora abbadessa dell'ordine carmelitano. Nel 1571 Santa Teresa d'Avila, nel convento dell'Incarnazione, fece collocare la statua della Santissima Vergine nel posto riservato alla priora. Nel 1578, l'8 settembre, le monache carmelitane di Firenze elessero ufficialmente e solennemente Maria Santissima come priora del convento e ogni anno rinnovano la elezione. Santa Teresa d'Avila collocò un'immagine della Beatissima Vergine al posto d'onore del coro e del refettorio e sotto l'immagine vi fece scrivere queste parole: se domandi chi per primo qui presiede, di questo monastero la sola priora è la Santissima Vergine Maria. Il 2 febbraio di ogni anno si celebrava l'anniversario della sua proprietà e si cantava una santa messa solenne di ringraziamento. Quel giorno veniva chiamato la festa della Beata Vergine Provveditrice. Tutta la vita religiosa carmelitana deve essere ripiena di amore, di riverenza e di zelo per la Santissima Vergine Madre. Chi vuole vivere secondo le prescrizioni del direttorio carmelitano deve formarsi l'abitudine di avere sempre Maria Santissima nella mente e nel cuore. Deve vivere sempre sotto l'influsso di Maria Santissima. Deve cercare in tutte le sue azioni, esercizi spirituali e uffici, la gloria di Maria Santissima. Deve operare nella dipendenza della Santissima Vergine e sotto la sua diretta mediazione, discendente e ascendente. Deve ricevere tutti i beni dalle mani di Maria Santissima e deve offrire a Dio tutti i beni per le mani di Maria Santissima. Deve avere la Vergine Immacolata sempre davanti agli occhi, quale modello di tutte le virtù religiose.
I religiosi carmelitani non saranno veri figli del Carmelo se non arderanno di quel tenero amore verso la Santissima Vergine di cui ardevano i santi dell'ordine carmelitano, e non avranno sperimentato in se stessi questa verità pronunciata da San Bernardo di Chiaravalle. Maria Santissima sia per te tutto in tutte le cose. Un prezioso esempio di vita mariana che dovrebbe ispirare tutti i carmelitani è San Pietro Tommaso. La sua devozione a Maria Santissima era immensa. Nulla ideava, nulla gustava senza la Santissima Vergine Maria. Ella era il sale che dava il sapore spirituale a tutte le sue azioni. Quando predicava, trovava sempre il modo di riverentemente parlare di Maria Santissima. Quando conversava, premetteva il nome di Maria Santissima. Prima di assidersi a mensa, cantava le lodi di Maria Santissima. Quando mangiava, il cibo gli era insipido se non era condito dalla memoria di Maria Santissima. Il suo ardore mariano aveva così trasformato il suo affetto e posseduto la sua mente che San Pietro Tommaso non sapeva, non vedeva altro che la Santissima Vergine Immacolata. Le devozioni particolari proprie dell'ordine carmelitano sono cinque: la devozione alle gioie di Maria Santissima, ai suoi dolori, al suo Santissimo Nome, al suo Purissimo Cuore e alla sua regalità universale. Primo, la devozione alle gioie di Maria Santissima. Questa devozione consiste nella recita di sette Pater e sette Ave in onore delle sette gioie della Beatissima Vergine Maria. Questa devozione fu approvata e indulgenziata dai sommi pontefici Gregorio XIII e Paolo V. Questa devozione, i carmelitani legano alla devozione alla Madonna del Carmine. L'uso antico di commutare l'ufficio della Santissima Vergine e l'astinenza dalle carni in sette Pater e sette Ave era consentito per commemorare le sette gioie della Santissima Vergine. Seconda, la devozione ai sette dolori di Maria Santissima. Questa è una devozione antichissima e diffusissima in tutto l'ordine carmelitano. Molto tempo prima che le due feste sui dolori di Maria Santissima venissero celebrate nella Chiesa Universale, già l'ordine carmelitano le celebrava con feste e ufficio proprio. In quasi tutte le chiese carmelitane esiste l'altare della Dolorata e si celebrano le due feste dei dolori della Santissima Vergine. Terza, la devozione al nome di Maria Santissima. La festa del nome di Maria, che nella Chiesa Universale venne stabilita nel 1683, nell'ordine carmelitano già la si celebrava nel 1665. Il saluto proprio dei religiosi carmelitani è questo: sia lodato Gesù e Maria. Questo saluto per tutto l'ordine carmelitano ha le stesse indulgenze di quello di sia lodato Gesù Cristo. Per i carmelitani, il nome di Maria Santissima significa Madre dell'Universo, Regina dei Cieli, Terrore dei nemici, Arca dei tesori, Avvocata dei peccatori. È consuetudine dell'ordine carmelitano di mettere il nome di Maria Santissima dovunque è possibile, nei libri, nelle pitture, sulle sculture, nelle omelie. Padre Tommaso della Santissima Vergine Maria ordinò: il nome di Maria ardentemente, amatelo, scrivetelo, dipingetelo, scolpitelo, invocatelo. Quarta devozione, la devozione al cuore immacolato di Maria Santissima. Questa devozione fu sempre sentita e diffusa nell'ordine carmelitano. Prova ne siano un fascicolo del padre Carlo di Santa Teresa nell'anno 1655. In esso si leggono queste invocazioni: Salve, cuore santissimo. Salve, cuore clementissimo.
Salve cuore umilissimo, salve cuore purissimo, salve cuore devotissimo, salve cuore sapientissimo, salve cuore pazientissimo, salve cuore obbedientissimo, salve cuore vigilantissimo, salve cuore fedelissimo, salve cuore felicissimo, salve cuore amabilissimo. Un'altra prova di questa devozione è l'uso di prendere quale cognome, nella professione religiosa, il cuore di Maria, come ad esempio Maria Teresa del cuore di Maria, Angela Maddalena del cuore di Maria, Anna Celeste del cuore di Maria. Un'altra prova sono le frasi quasi continue che si trovano negli scritti dei padri carmelitani antichi. Ad esempio, sempre uniti nei cuori di Gesù e di Maria. Lo lascio nei cuori di Gesù e di Maria. La quinta devozione è la consacrazione a Maria Santissima. La consacrazione è la forma perfetta della devozione mariana. Con essa riconosciamo tutti i diritti di Maria Santissima su di noi e su tutto il mondo. E il riconoscimento della regalità universale di Maria Santissima. L'ordine carmelitano non può dimenticare questa forma perfetta di devozione mariana. Ad essa dà il posto che merita. Nel direttorio carmelitano e nei monumenta storica, sempre dell'ordine carmelitano, si legge quanto segue. La vita religiosa di tutto l'ordine carmelitano e di tutti i singoli religiosi è stata solennemente consacrata alla Beatissima Vergine Maria. Il religioso carmelitano tanto dona a Maria Santissima quanto le può donare, obbligandosi a suo onore e gloria di soffrire le miserie della povertà, gli stimoli ribelli della castità, le ripugnanze dell'obbedienza. Non c'è dunque religioso carmelitano veramente professo che a Maria Vergine non abbia fatto di se stesso e di tutto il mondo, se fosse suo, un perfettissimo dono. Essendo tutto l'ordine carmelitano consacrato a Maria Santissima, ella è l'erede di tutto ciò che l'ordine offre a Dio. Quindi i conventi sono sua casa, le chiese i suoi troni, le elemosine dei fedeli la sua provvidenza, i religiosi i suoi figli, i benefattori i suoi angeli. Poiché i religiosi carmelitani sono figli prediletti di Maria Santissima, anche i loro meriti cadono sotto il dominio di Maria Santissima. Come ognuno vede, si tratta di una vera consacrazione, la consacrazione totale e perenne, la consacrazione perfetta, che è il vertice del culto mariano. A prova di quanto detto, sta il fatto che la quasi totalità dei conventi dell'ordine carmelitano è consacrata alla Santissima Vergine Immacolata. Il 5 agosto 1584, Santa Maria Maddalena de Pazzi così parlò alle sue monache: è necessario che ogni anima entri sotto lo stendardo spirituale di qualche re o regina. Alcune anime, abbandonando il mondo per servire Dio, hanno militato sotto il vessillo chi di San Francesco, chi di San Domenico, chi di Sant'Agostino. Il nostro vessillo è quello della Regina del Cielo, della Madre di Gesù. In una visione che la bontà di Gesù mi ha dato, ho visto il giardino del paradiso, ornato di molte fonti e di molti alberi. Quelle fonti e quegli alberi erano i fondatori degli istituti religiosi. Molti religiosi camminavano ciascuno per la sua via. Entrando in questo giardino, si ricreavano e si rifocillavano a quelle fonti e si cibavano di quegli alberi. La via dove camminavano le monache del nostro ordine era molto più nobile delle altre. Essa non conduceva a uno di quegli alberi e di quelle fonti, ma alla regina e alla padrona del giardino, che è la nostra madre. La Vergine Maria,
sotto la quale tutte noi militiamo. Ora consideriamo le opere di pietà mariana più diffuse nell'ordine carmelitano. La prima, l'ufficio della Vergine, recitato da tutti i novizi, da tutti i fratelli e da tutte le suore carmelitane. Secondo, le litanie e il sub tuum presidium, recitati in tutto l'ordine carmelitano. Terza, il rosario recitato quotidianamente e pubblicamente in tutti i conventi carmelitani. E quanto la Santissima Vergine gradisca questa pia devozione nell'ordine carmelitano, lo prova una visione avuta da Santa Maria Maddalena di Firenze il 15 agosto 1584. La Santissima Vergine apparve alla Santa. Il suo manto era di una gloria incomprensibile, tutto pieno di bellissimi gioielli. La Santissima Vergine disse a Santa Maria Maddalena di Firenze: «Questi gioielli me li hai fatti tu, col dirmi tanti rosari. Mettendo qui in questo mio manto, per ogni parola detta nel rosario, un gioiello. Tutti questi gioielli io te li conserverò per adornarti quando verrai in paradiso». Quarta. La diffusione del santo abitino, cioè dello scapolare del Monte Carmelo, portato dalle più alte personalità ecclesiastiche e da decine di milioni di fedeli cattolici. La confraternita dell'ordine carmelitano è oggi una delle più diffuse e più numerose nella Chiesa cattolica. Da quanto detto in questa riflessione, risulta che ogni carmelitano è un cantore di Maria Santissima. Ogni giorno per i carmelitani è un inno alla Santissima Vergine. Tutto l'ordine carmelitano è un sublime monumento mariano. Santa Teresa d'Avila, sapiente come un dottore della Chiesa, forte come un guerriero, audace come un eroe, sublime nella mistica come San Tommaso nella dogmatica, contrassegnò la sua azione con un fervore mariano che ha del sublime. Nell'agosto 1562, dopo aver aperto il primo colombaio della Vergine, così chiamava i conventi delle monache, Gesù le apparve e, ponendole sul capo una corona, la ringraziò di quanto aveva fatto per la sua santa madre. L'opera di Santa Teresa, in rapporto alla devozione mariana, è tutta qui. La riforma dell'ordine della Beatissima Vergine Maria del Monte Carmelo. Con questa riforma, Santa Teresa fece per Maria Santissima quanto pochissimi servi di Maria hanno potuto eguagliare. Tutta l'attività di Santa Teresa d'Avila è una meravigliosa glorificazione della Madre di Dio. Gesù Cristo, destinando la Santa alla grande missione riformatrice, la pose sotto la speciale custodia di sua madre. Destinata dai superiori come priora del monastero dell'Incarnazione di Avila, Santa Teresa fece collocare una grande statua di Maria Santissima al posto riservato alla priora. Poi fece suonare la campana per convocare la comunità. Alla presenza di tutte le monache, ella si pose umilmente ai piedi di Maria Santissima. Questo gesto conquistò l'affetto di tutte le religiose e trionfò su ogni loro divergenza. Ogni sera, alla presenza di tutta la comunità, con gesto semplice e filiale, deponeva devotamente nelle mani di Maria Santissima le chiavi che le venivano consegnate secondo la consuetudine. La Regina del Cielo le mostrò il suo gradimento. La vigilia di San Sebastiano, primo anniversario del priorato della Santa nel monastero dell'Incarnazione, la Madre di Dio scese dal paradiso con una grande moltitudine di angeli. Si collocò al posto della priora, là dove si trovava la statua della Santissima Vergine. Le spalliere e gli appoggiatoi degli stalli erano occupati dagli angeli. La Santissima Vergine stette là tutto il tempo della recita della Salve Regina.
Poi disse a Santa Teresa: Hai fatto bene a pormi qui. Io sarò presente alle lodi che si innalzeranno a mio figlio e gliele presenterò. Una sera in coro, durante la santa orazione, Santa Teresa vide Maria Santissima circonfusa di grandissima gloria, vestita di un bianco mantello, sotto il quale proteggeva tutte le religiose. Nel giorno dell'Assunta, Gesù le mostrò in un'estasi l'ingresso trionfale di Maria Santissima in paradiso, il gaudio con cui fu accolta e il posto sublime che occupa. Quella visione ispirò a Santa Teresa un desiderio ardentissimo di servire Maria Santissima. Così Gesù ricompensa su questa terra le anime che veramente amano sua madre.